eccellenze e personalità, un grande saluto a tutti. Ha detto uno scienziato, anzi un filosofo del sud Italia: datemi un punto di appoggio e vi solleverò il mondo. Questo punto di appoggio noi cristiani lo abbiamo, ed è la preghiera. E nello stesso tempo abbiamo un grande profeta del secolo scorso che ci invita a pregare, e si chiama Padre Pio. Io ho avuto il piacere di conoscerlo quando avevo 16 o 17 anni. Mi ero spaventato perché tutti dicevano: tu sei un monello, quando andrai da Padre Pio ti rimprovera, perché rimproverava a tutti, così mi dicevano. Invece, quando sono arrivato da Padre Pio, ci ha fatto dire prima un'Ave Maria e poi mi ha messo la mano in testa: che bello uaglione. E così io mi sono messo a sorridere come si è messo a sorridere anche lui. Ho avuto sempre questo legame con Padre Pio da quel giorno, un legame semplice ma costruttivo per la mia vita religiosa e per la mia vita sacerdotale. La preghiera. Guardando alla scrittura, c'è stato sempre questo contatto profondo di alcune personalità con Dio. E infatti la preghiera ha fatto cascare anche quello stendardo che viene da Marsico Vedere. Bene, guardiamo Mosè. Proprio perché si era ritirato sulla montagna a pregare, Dio gli aveva dato le 10 tavole, o le 10 leggi, che sono conosciute un po' in tutto il mondo, perché sono la base della relazione con Dio e la base della relazione tra noi uomini, tra l'umanità. Lo stesso Gesù Cristo si ritira nel deserto, oppure nell'orto degli olivi, o sulla croce. La preghiera più bella, quella sulla croce, e l'abbiamo meditata, contemplata, proprio il Venerdì Santo, quando dice: Padre, perdona loro che non sanno quello che fanno. Ecco l'anno della misericordia, il perdono e l'amore. Ebbene, io vi voglio raccontare un pochettino questa mia relazione con Padre Pio, con i gruppi di preghiera a New York, dove sono stato 25, anzi 27 anni. Un giorno mi sento chiamare da uno al telefono e mi dice: Padre, tutti i gruppi di preghiera di New York hanno riempito la chiesa, anzi la cattedrale di St. Patrick alla Fifth Avenue. E disse: è impossibile, è così grande una cattedrale, è impossibile che si possa riempire. E infatti andai per celebrare questa Santa Messa per i gruppi di preghiera di Padre Pio di tutto New York, a vedere tutti questi gruppi che parlavano polacco, italiano, spagnolo, soprattutto spagnolo, francese, eccetera. Mi trovai a mio agio anche nel parlare nell'omelia. Poi feci conoscenza con alcuni responsabili dei gruppi di preghiera, che mi raccontavano le loro storie, le loro relazioni con Padre Pio. E ve lo voglio raccontare solo due. Uno era di Bologna, un comunista sfegatato, e ci aveva 16 figli, cosa immaginabile a New York. E una
di queste figlie era cieca. E lui si ammalò, lo portarono all'ospedale e dissero ai medici che doveva andare all'altro mondo, doveva andare al Padre Eterno. Poi si sognò Padre Pio e disse: va scalzone, tu non ci vai mai in chiesa, però devi stare in vita perché c'hai tanti figli e tua moglie chi come fa a mantenerli? E da quel giorno questo bravo uomo di Bologna è diventato un grande fedele di Padre Pio. Un altro, anche lui era comunista, era professore del Queen's College e non era di Bologna, ma era della Basilicata. Anche lui, lontano proprio, era stato pure sindacalista a Torino, poi era venuto a New York ed era professore di sociologia. Cosa ha fatto Padre Pio per conquistarlo e farlo diventare un ottimo, bravo e onesto cattolico? Niente, era entrato per caso in chiesa, aveva sentito parlare di Padre Pio, poi ha comprato qualche libro su Padre Pio e l'ho affascinato, disse lui, la sua semplicità e il suo amore verso la gente. Un altro fatto e poi mi fermo. Si chiamava Michele. Allora, per venire in Italia, si veniva con la nave e non poteva avere figli. Cosa gli suggeriscono? Dice: vai da Padre Pio, una benedizione e sicuramente avrai qualche bambino. E lui va da Padre Pio fiducioso in quello che la gente bella gli aveva detto. Va da Padre Pio, si confessa e gli dice: ma che ci sei venuto a fare? Invece di pensare a tua moglie che aspetta il bambino, dice: sei venuto qui a perdere tempo. Comunque, vai davanti alla Madonna e dice 3 Ave Maria. E allora non c'era il telefono come adesso, si doveva comunicare con telegrammi, eccetera. Comunque, lui con questa speranza nel cuore ritorna. E quando arriva al porto di New York, vede il pancino di sua moglie. Si mise a piangere ed allora è stato un animatore dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Bene, detto questo, io ho avuto molto contatto con questi gruppi di preghiera, celebravo la messa, parlavo di Padre Pio e mi hanno raccontato anche che Padre Pio, oltre a essere un animatore dei gruppi di preghiera, è stato sensibile alla sofferenza della gente. Ecco per cui ha costruito questo bellissimo moderno ospedale che si trova a San Giovanni Rotondo. Ma chi ha dato i soldi per farlo, questo ospedale? Sono stati gli americani, soprattutto il sindaco di New York, che era italo-americano, come si chiamava? Bravo, e c'è pure l'aeroporto che si chiama. Era di Foggia, quindi se era di Foggia ci doveva tenere a Padre Pio, sì o no? Però lui non era cattolico, forse voi non lo sapete, lui non era cattolico, era della regione anglosassona. Quindi non era cattolico, ma c'aveva un fascino verso Padre Pio. Bene, io ho sempre avuto una devozione verso Padre Pio perché ci ha ispirato l'amore anche non solo verso il prossimo, ma anche verso la Madonna. E chi ama la Madonna è una persona semplice, umile, e fa tanto del bene. Bene, io vi faccio tanti e tanti auguri che possiate scoprire questa
grande personalità di Padre Pio, soprattutto la preghiera, perché chi prega si unisce a Dio e la preghiera è una comunione con Dio. La preghiera è questo abbraccio profondo tra noi e Gesù Cristo, tra noi e la Madonna, tra noi e Dio. E questo è l'augurio che vi faccio a ciascuno di voi, che possiate camminare a braccetto con Dio. Sia lodato Gesù Cristo.